Bene, ciao a tutti, buona serata, buonasera e benvenuti a Distanti di Badminton, se non sbaglio, l'undicesimo appuntamento. Velocissima, come sempre, la solita presentazione, dove ho anche messo qualcosino di nuovo, tra l'altro, quindi ve la faccio vedere. Eccola qua, intanto è cambiata la grafica, che è molto più bella. Distanti di Badminton, webinar dedicati a tecnici, docenti, giocatori appassionati, curiosi. Info su Distanti di Badminton. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 spieghiamo uno o più esercizi. Utilizzate il logo sotto domande e risposte oppure alzate la mano così vi apro l'audio per fare domande. Io non vi vedo, purtroppo voi vedete solo me e non vedete gli altri perché è Zoom Conference, così è la piattaforma. Se sei un allenatore che è in un club e lavora giornalmente nel badminton, ti consiglio di iscriverti agli esercizi, di fissarli nella tua personale libreria, così ti prepari un personale eserciziario e aumenti la tua biblioteca di esercizi. Tutti i webinar sono registrati sul canale YouTube e sul sito federale e puoi richiedere l'attestato a Eliana Passaniti, chiocciolabadmintonitalia.it per acquistare il manuale, 23 euro, spese di spedizione comprese. Puoi richiederlo a Giulia Urso, chiocciolabadmintonitalia.it, è un bel faldone. Ecco, stasera finisce la prima stagione, immaginiamo che sia una serie TV, no? Distanti di Badminton. Però puoi già iscriverti alla seconda stagione, ecco qui vedete tutti i prossimi appuntamenti della seconda stagione, quindi i prossimi 3 mesi, quindi 4 ad aprile, 4 a maggio e 4 appuntamenti a giugno. Il link è già attivo sul sito federale, ok, badmintonitalia.it. Quando voi andate in home page e trovate questo, ok, ecco, cliccate su Distanti di Badminton, dentro ci sarà il link, vi iscrivete e sarete già iscritti con quel link a tutti gli appuntamenti fino a giugno, quindi non c'è bisogno di iscriversi nuovamente. Quindi già stasera potete già iscrivervi al prossimo appuntamento che è il 9 aprile, saltiamo una settimana, il Venerdì Santo lo saltiamo. E questi, l'ho fatto vedere anche l'altra volta, sono i corsi che nel frattempo si sono, scusate, i corsi che nel frattempo si sono attivati. Un corso di primo livello fatto di 3 sessioni online e poi una parte pratica da definirsi ancora a giugno. Il corso di secondo livello, eccolo qua, secondo livello, 3 sessioni online e poi una parte pratica sempre a giugno, ok? Però lì la concorderemo in base anche chi si iscriverà in base al periodo. Per qualsiasi informazione, ok, questi sono i miei contatti, il numero di telefono e email, potete scrivermi quando volete, tanto rispondo sempre, a qualsiasi ora. Ok, se voi andate sul sito, ok, come vi ho fatto vedere prima nella presentazione, andate qui in corsi di formazione, trovate incontri online distanti di Badminton, vi registrate già per quello del 9 aprile e poi varrà la vostra registrazione fino a fine giugno. Riceverete poi una mail con il nuovo link che dovrete sempre utilizzare per entrare. Vi ricordo che qui, modulo didattica a distanza, cliccando dentro c'è un modulo che potete scaricare, che potete utilizzare come docenti di scuola per la didattica a distanza, molto carino, fatto da Marco Segani di Milano. Okay? Vi ricordo anche che Distanti di Badminton lo trovate anche qua, in questo quadrato. Cliccando dentro ci sono tanti altri quadrati, tra cui Distanti di Badminton esercizi, cioè quello che faccio io, dove sono contenuti poi tutti i video delle puntate precedenti, esattamente come una serie TV. Oppure trovate anche sul sito della federazione, eccolo qua il sito della federazione, andate in playlist, ok, eccolo qua Distanti di Badminton esercizi, visualizza la playlist completa e trovate, ok, tutte le scorse decine puntate. Quindi è come una serie televisiva, se volete rimanere aggiornati dovete partire dall'inizio e poi andare avanti e continuare con le puntate, perché sennò, come le serie televisive, se uno entra a metà non si capisce. Quindi chi fosse entrato magari oggi per la prima volta o vuole riprendere il bandolo della matassa, ecco, può ripartire a vedere da capo. Ok, vi faccio vedere invece ancora una cosa, stimolato giustamente da Stefano Zanini, che è il delegato per la Toscana, per il badminton, che ci ha consigliato di far vedere questo giustamente. Se utilizzate, ad esempio come utilizzo io, Google Chrome, ok, come browser, ecco, andate su RSS Feed Reader,
lo cercate nel motore di ricerca, è un'estensione di Google Chrome, la scaricate. Una volta scaricata, ecco, se voi vedete il mio monitor, avete questo simbolo, poi facendo così, ecco, si vede che c'è l'estensione scaricata RSS Feed Reader, ok? E quindi cosa succede? Andando poi sul sito della federazione, ma poi anche in altri siti, ovviamente, potete farlo con qualsiasi sito, ecco, vedete questa icona a mo' di radar, ok, a mo' di antenna Wi-Fi, ecco, cliccandoci dentro, ok, ecco, vengono delle voci. Quindi voi andando a cliccare poi in queste voci, attivate questo radar, che questo radar poi vi manderà delle notifiche qui, che voi potete aprire, e quindi, ecco, se non volete farvi scappare su una notizia nel mondo scuola della FIBA, attivate questo radar e quando poi aprite il computer vi arriveranno le notifiche. Quindi è un modo per rimanere più agganciati al badminton o a qualsiasi altra vostra vostro interesse in rete, ovviamente. Ok, allora siamo all'undicesima puntata. Se vi ricordate, avevo detto che avrei fatto qualche episodio della nostra serie di istanti di badminton dedicato un po' allo speed training, cioè ad allenare la velocità in campo, ok? Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo visto un po' di speed training utilizzando un po' il multi-feeding, quindi vi ricordate che c'erano dei volani a terra da buttare giù o dei volani lanciati da un feeder alimentatore, cioè colui che alimenta il gioco, che ti lancia i volani, o con la mano, ok? Oppure con la racchetta. L'altra volta ho fatto vedere anche l'operazione di come prendere i volani e lanciarli con la racchetta, e abbiamo visto appunto qualche esercizio di speed training col multi-feeding, quindi con tanti volani, col multi-shuttle, ok? Chiamatelo un po' come volete. Oggi invece vediamo sempre lo speed training, però utilizzando un volano solo, quindi ecco, diventa anche un pochettino più reale. Perché alla fine quando si gioca a badminton non è che ci arrivano tanti volani così velocemente, ma ce ne arriva, ok, solamente uno lanciato da una sola persona, possibilmente lanciato da una sola persona con la racchetta che si muove, quindi non è come il classico appunto multi-feeding, multi-shot, come abbiamo visto la scorsa puntata, che ecco, io sto fermo qui e lancio i volani e tu li devi raccogliere, li devi prenderti muovendoti velocemente. No, lo speed training fatto adesso con un volano solo, ci sono tutti e due i giocatori che si muovono o si muovono limitatamente. Adesso vedremo qualche esempio. Quindi oggi vediamo di nuovo lo speed training, ok? E poi anche la prossima volta rivediamo lo speed training trasformato in qualcosa molto simile alla partita, quindi da utilizzare anche per i principianti, ovviamente, perché anche se poi ci si muove male, ci si colpisce male, ma il concetto che è importante. Ok, e collegandomi all'altra volta, vi ricordate che appunto ho detto che ho fatto vedere lo speed training tirando tanti volani con il multi-feeding, su YouTube ho trovato qualche esercizio che l'altra volta io ho proposto, quindi ve lo faccio vedere così ci agganciamo anche alla scorsa volta. Ok, lo vado a prendere. Oggi, come l'altra volta, non canno a condividere lo schermo. Ok, eccolo qui. Perfetto, ok. Allora, ad esempio, questo è un po' di multi-feeding per la velocità, anche se devo dire che colui che si muove non si muove così velocemente, ma probabilmente perché dovevano registrarlo, hanno pensato di tarare un pochettino la velocità anche di chi lancia i volani, di chi le raccoglie. Non dico tanto, ok, però guardate, ok. Ecco, vedete, volani lanciati a destra, a sinistra, diciamo sotto la rete, quindi devo andare a recuperare volani bassi. Non è molto veloce questo speed training, va lanciati più veloce, va fatto muovere più veloce il giocatore. Ok, ecco, qui vedete un altro angolo, ok, però vedete che è un esercizio chiuso, lancio a destra, lancio a sinistra, e poi chi lancia i volani è fermo lì sul tuo lato del campo, cosa che in partita non è possibile, il tuo avversario è dall'altra parte della rete. Però ovviamente è un mezzo per allenare la velocità e va benissimo, ok? Vediamo qualche altro esercizio. Ecco, questo qui è praticamente come prima, però vedete che il feeder adesso è al di là della rete e simula, diciamo, degli smash, degli attacchi, ok? E quindi c'è la giocatrice
che vado a occupare il volano a destra, a sinistra, vado avanti. Qua ci sono i suggerimenti del video. Vediamo se... Ecco qui, è già diverso. Ecco, questa l'altra volta l'ho fatto vedere. Vedete, volani lanciati, diciamo, sulla metà campo o davanti alla rete. Vedete? Sulla metà campo, davanti alla rete. Sulla metà campo, davanti alla rete. Questa l'altra volta l'avevo proprio fatto vedere. Più che fatto vedere... spiegato, ok? Vediamo se troviamo qualcos'altro. Ok, ecco, qui di nuovo vedete volani lanciati nei quattro angoli a fondo campo, ok? Quindi negli angoli qui di fondo campo o negli angoli sotto la rete. E vedete che il giocatore è messo sotto pressione, cioè cosa vuol dire sotto pressione? Che colpisce il volano basso, sotto l'altezza del nastro, ok? E così via, ok? Questo, ad esempio, invece è più sempre speed training, ma non mettendo la giocatrice in difficoltà, ma mettendola in posizione d'attacco. Vedete, fa uno smash a fondo campo, poi segue l'attacco e va a rete a chiudere il secondo colpo. Ok? Nel badminton viene detto smash e net, o smash and kill, o smash e follow, cioè smasha e segui. Ok? Perfetto. Ma se volete. Ve lo incollo anche in chat. Perfetto, ve lo incollo in chat così se qualcuno vuole andarsene a vedere. Però comunque calcolando che su YouTube c'è un mondo, eh. Io ho messo badminton speed training, mi è uscito quello, quindi ecco, qualsiasi cosa che mi viene in mente del badminton, scrivetelo ovviamente in inglese perché in italiano si trova molto meno e si trova un sacco di esercitazioni. Ok, quindi l'altra volta abbiamo fatto questo. Allora, adesso io riprendo la mia lavagnetta. Ok, e vi faccio vedere il primo esercizio di speed training non con il multi-feeding, non quindi con quella giocatrice che tirava tanti volani. Ok, allora, la bagnetta, condivido, eccola qua. Perfetto. Allora, il primo esercizio è così. Intanto, se voi vedete qui sopra, vi ho scritto le stesse indicazioni dell'altra volta, della scorsa volta, che valgono anche per oggi, valgono anche per la prossima volta e valgono per tutti gli esercizi che vi propongo. Quindi, dai 6 agli 8 volani, ok, poi non è che deve essere così talebano, puoi lanciarne anche 5, puoi lanciare anche 10, 11, non succede niente per carità, comunque circa 8-10 secondi di lavoro, ok, per 4-6 ripetizioni, ok, e tra queste ripetizioni 10-15 secondi di pausa, ok, finite. Le quattro ripetizioni, mettiamo che ne abbiamo deciso di farne quattro, faccio 2, 3, 4 minuti di pausa e faccio ancora una serie o ancora un'altra serie. Quindi queste indicazioni che avevo detto la scorsa volta, che ve le incollate qui, poi magari ve le incollo anche in chat, fate una foto col telefono, che si fa presto, o un'istantanea, valgono per tutti gli esercizi. Allora, primo esercizio. Prendiamo un giocatore e lo mettiamo a fondo campo. Immaginiamo che lo mettiamo a fondo campo sul lato di diritto, ok? Poi non è che deve coprire solamente questa piccola parte di campo, ma immaginiamo che copre l'angolo di fondo campo. Allora immaginiamo che l'angolo di fondo campo è questo qua, ok? Un pochettino più ampio, quando parliamo di angoli non immaginiamo veramente l'apice del campo. E abbiamo un secondo giocatore, ok, che è a tutto campo. L'esercizio come sarà? L'esercizio e lo scopo di giocatore a fondo campo sarà quello di cercare di chiudere lo scambio, quindi di buttare il volano nel campo dell'avversario, far sì che l'avversario non prenda il volano o che lo tiri fuori nel più breve tempo possibile. Ok? Quindi lui deve essere molto bravo a mettere pressione all'avversario, lui deve essere molto bravo a resistere all'avversario. A me ha detto 6-8 volani, quindi cosa vuol dire? Che se si prolunga perché lui non riesce a chiudere e lui è troppo bravo a difendere, dopo un po' l'allenatore da fuori o gli stessi giocatori diranno ok, stop, basta, sono passati 6-8 volani. E qui in questo caso quando dico 6-8 volani, 6-8 volani colpiti da lui, ok? Quindi immaginiamo questo scambio che si crea, ok? Quindi questo serve. Il servizio io lo conto sempre come il volano zero, quindi non lo conto, e inizia lo scambio. Quindi immaginate questo giocatore che arancione che fa un colpo qua, ok? E quindi ovviamente lui deve andare a recuperare. Vedete già, si è mosso. E
E lui cosa succede? Lui deve sempre rispondere e ribattere in quell'angolo, quindi lui dovrà sempre ribattere qua. E questo è il suo primo colpo. Poi questo cosa fa? Gli gioca un drop qua. Oh, porca vacca, allora lui si deve muovere su un'altra diagonale, ok? Cosa giocherà? Lui deve giocare un lift perché deve alzare e gioca il suo altro colpo, ok? E così via, fino a che appunto questo giocatore a fondo campo non avrà fatto muovere veramente su tutti i punti del campo, anche al centro, non pensiamo al campo solamente negli angoli, per 6-8 volani colpiti da lui, ok? Finiti quei 7 volani, pausa, come c'è scritto qua, 10-15 secondi, ripeti per altre 5-6 volte. Pausa di 2 minuti e si ripete un'altra serie e un'altra serie ancora, ok? Quindi questa è l'esercitazione. Quindi cosa succede? Succede che il giocatore arancione a fondo campo dovrà muovere con colpi veloci e se gioca clear, vi ricordate qual è il clear? Il clear è quel colpo che da fondo campo va a fondo campo, quindi immaginate un colpo che parte qua e finisce qua, però invece di fare colpi molto alti che permetterebbero all'avversario agevolmente di andare a colpire il volano, dovrà fare dei clear molto più tesi, ok? Dei drop molto più incidenti, molto più veloci, ok? Anche volendo degli smash. Solitamente, prima indicazione, io farei fare questo esercizio senza smash, quindi utilizzando clear veloci, drop veloci e poi mettendo anche lo smash quando i giocatori sono un pochettino più esperti. E questo è l'esercizio. Che noi come possiamo andare a variarlo? Possiamo fare, ad esempio, immaginiamo che abbiamo deciso che questi due giocatori, ok, che questo giocatore fa 4 ripetizioni, ok? Allora possiamo fare così, che la prima ripetizione questo giocatore è qui, e quindi il giocatore grigio, ok, il giocatore grigio ribatterà il volano sempre in quell'angolo lì. La seconda ripetizione possiamo fare che il giocatore grigio si sposterà sull'altro angolo, ok? Poi ripeto, ricordatevi che l'angolo è questo, quindi spesso e volentieri questo giocatore grigio qua, quando sarà sotto pressione, estremamente sotto pressione a fondo campo, sarà difficile per lui con un colpo arrivare esattamente nell'angolo. Quindi anche se gioca qui a metà campo, va bene, lui si muove, anzi deve muoversi, deve coprire questa zona e comunque ribattere il volante. Però comunque deve giocarli qua. Ecco, quindi la seconda serie può essere che il giocatore arancione è a fondo campo, ma solo sull'angolo di rovescio. La terza serie potrà essere che il giocatore è qui alla rete ed è sicuro che a rete, se hai una buona mano, metti tanta pressione all'avversario e lo costringi a muoversi veramente velocemente. E la quarta ripetizione può essere che lo metti davanti all'altra lato della rete. Con lui ovviamente che deve sempre ribattere dove si trova l'avversario. Ok? Ecco, quindi questo è un primo modo per fare speed training, ok? Ho levato la condivisione, quindi ecco, come vi dicevo prima, ve lo faccio vedere, è importante, lo faccio prima vedere col campetto, così si vede magari un pochettino più l'altezza, ecco, è importante, ho aggiustato anche la rete stasera, è importante che il giocatore che si trova a fondo campo, quindi vi ho detto che c'è un giocatore qui fermo, diciamo a fondo campo, poi fermo non è perché copre comunque dal fondo campo fino alla metà campo almeno, e c'è un altro giocatore che come un flipper si dovrà muovere a recuperare tutti i volani dell'avversario e a indirizzarli sempre là, ribattere sempre là. Quindi lui, per far sì che lo scambio sia veloce, perché il suo obiettivo comunque, ragazzi, è chiudere in 6-8 volani, ok? Quindi lui ha come obiettivo di chiudere in 6-8 volani senza forzare troppo, perché se ogni volta il volano va in rete o va fuori, lui non si muove, ok? Quindi deve trovare il giusto equilibrio. Ecco, dicevo, se i clear che lui fa sono così, capite che non mette nessuna pressione. I clear devono essere molto più tesi. I drop, se sono così, telefonati, non funziona. Deve essere molto, tutto molto più veloce, ok? In modo da mettergli un sacco di pressione.
lui stesso, per permettere che il gioco sia veloce, dovrebbe ribattere. Quindi immaginate che il giocatore è a fondo campo, mettiamo la rosa così lo ricordiamo meglio, anche perché si può fare maschio e femmina, per carità. Il giocatore a fondo campo ha ribattuto un clear e lui risponde con un clear, certo che se lui risponde con un clear molto alto, non è speed training, okay? L'allenatore quello, lì lo deve vedere e deve dire, devi comunque anche tu cercare di giocare veloce, perché altrimenti non, da un colpo all'altro poi avresti il tempo di recuperare, diciamo, un po' la posizione di centrocampo camminando, ok? Quindi è uno scambio che, ripeto, anche i principianti, anche se giocano male, ok? Anche se giocano con la padella, però per carità, sei in grado di fare uno scambio un pochettino più veloce, rispettando un pochettino sempre quei numeri che erano prima proiettati sul campetto, ok? E che comunque vi attacco anche in chat. Eccoli qui, li ho messi in chat. Così ci avete anche in chat, se qualcuno dal telefono può fare copia. Ok, e questo è il primo esercizio. Secondo esercizio, ok? Ce ne sono due, sono molto simili. A me questo piace tanto, piace parecchio, ok? Stavo guardando se c'era Rosario Maddaloni o la fidanzata. Se ci sei, Rosario fidanzata, se mi scrivete in chat. Perché Rosario, ad esempio, questo esercizio l'ha fatto parecchie volte. Lo sa che se tu stesso che fai l'esercizio o i giocatori di là che ti fanno da feeder, che ti aiutano, lo giocano, lo creano molto bene, è veramente un ottimo speed training. Allenamento che io questo farei assolutamente la settimana prima dei tornei, perché vai a ricreare quella velocità che poi ti serve sul campo. Ok, allora faccio vedere. Riprendo il campetto, ok, eccolo qua, e vediamo il secondo esercizio dello speed training. Allora, valgono sempre queste indicazioni che sono qui sopra. Adesso ci sono due giocatori, quindi avremo un giocatore a fondo campo, diciamo, quindi diciamo, quante volte sto dicendo diciamo, che copre quest'area, ok, tutta quest'area qua, da fondo campo, non dico fino a metà campo, ma quasi, ok, e poi abbiamo un giocatore, tra virgolette, a rete, ok, tra virgolette perché non vuol dire che è sotto la rete, ma rimane al di là della T, ok, vi ricordate che la T è questa, ok? E questo giocatore cosa farà? Questo giocatore andrà, diciamo, a coprire, un po' come succede poi nel doppio maschile femminile misto, quando i giocatori sono uno davanti e uno dietro, andrà a coprire quest'area, quindi da sotto rete fino a più o meno alla metà campo, ok? Questa è la competenza, l'area di competenza di questi due giocatori. E quindi vedete che adesso si va a creare uno scambio 2 contro 1, perché abbiamo l'arancione e l'azzurro contro il grigio. Allora, sempre tenendo in considerazione 6-8 volani, cosa succede? Succede così, che il giocatore grigio parte con il servizio, servizio corto, servizio lungo, è uguale, è indifferente, il servizio, come ho detto prima, il colpo zero, ok? Quindi immaginiamo che serve lungo, ok? Serve lungo e alto, colpo zero, dopodiché lui deve toccare 6-8 volani. Quando ha toccato 6-8 volani, stop, finita la prima ripetizione. E lui cosa potrà, cosa dovrà fare? Intanto loro potranno ribattere in tutti gli angoli, quindi ecco, se il giocatore arancione riceve un volano nella sua zona, potrà ribattere sempre mettendo pressione dove vuole, a rete, a fondo campo e a fondo campo, ok? E mentre questo azzurro che riceve i volani, anche lui potrà ribattere in tutti gli angoli. Vedete che io adesso sto utilizzando solo gli angoli, ma ricordatevi che il campo è anche tutto questo, ok? Il campo è anche il giocatore, quindi è una buona idea spesso ribattere anche al corpo. Anche se qui io vi ho fatto vedere gli angoli perché si parla di speed training, devi farlo muovere velocemente, quindi devi cercarlo di farlo muovere nei punti più estremi, esterni del campo, vicino al perimetro del singolare. Quindi ecco, loro potranno ribattere dove vogliono,
come vogliono, anche qui ripeto indicazioni, magari all'inizio evitate lo smash, ok? E poi lo mettete dopo lo smash, anche lì con delle indicazioni. Quindi facciamolo senza smash, poi magari che è stato fatto un po' di volte, un po' di settimane, un po' di mesi, ok? Sempre vicino ai tornei, gli si dice, ok ragazzi, adesso introduciamo lo smash, ma magari tiriamolo al 60-70% della vostra violenza e potenza. Poi fine introdurlo anche al 100%, però ricordatevi che se mettete i colpi di attacco forte, è facile che chi attacca sbaglia, ed è facile che chi in questo caso deve correre come giocatore grigio non lo prenda il volano e quindi si interrompe lo scambio, ok? Allora, quindi l'esercizio è così, loro mettono un po' il volano dove vogliono, lui corre, ma è obbligato a giocare un volano lungo e un volano corto, ok? Quindi un volano al giocatore arancione e un volano al giocatore azzurro, quindi facciamo finta di simulare uno scambio, sarà un pochettino così, immaginate, eh? Servizio, servizio lungo, iniziamo col servizio lungo e alto, ok? Mi ha detto che questo è il colpo zero, io non lo conto mai, zero, ok? Poi parto un colpo, ok? Il giocatore grigio, immaginate che si sta muovendo, lo va a recuperare, il servizio l'ha giocato a quello arancione, quindi dovrà giocare il primo colpo su quello azzurro, ok? Gioco un colpo su quello azzurro, colpo 1, poi l'azzurro ribatte, ribatte qua. Il grigio deve giocare il colpo 2, deve giocare adesso su quell'arancione, colpo 2 e gioca qua, bene, poi questo lo fa muovere qua, ok, il grigio si rimuove e va a giocare il colpo 3 sull'azzurro, ok, e qui, colpo 4 sull'arancione, ok, e così via. Quindi, per dirlo in breve, il giocatore grigio deve recuperare 6-8 volani che lui colpisce ed è obbligato a fare un colpo a fondo campo e un colpo vicino alla rete, un colpo al giocatore verso il fondo, un colpo al giocatore più frontale. Questo perché questa obblighino? Perché in questo modo vedrete che il giocatore grigio colpisce di più, ok? E poi si creano maggiori situazioni di pressione che possono fare i due feeder, eh? Cioè coloro che lanciano il volano. Vi faccio vedere una cosa, un consiglio. Immaginate che io sono il feeder, ok, a rete. Quindi immaginate io sto facendo l'assistenza al mio compagno dall'altra parte, dietro al mio compagno, quindi qui siamo in due contro uno. Gli uno siete voi dalla parte del teleschermo, ok? Io sono un giocatore, diciamo, alla rete, dietro la T. Ecco, è una buona idea che questo giocatore tenga in mano due o tre volani. Perché? Perché chi ha già sperimentato questo tipo di speed training sa che è veramente molto veloce. Quindi sa che il giocatore di là sbaglierà. E allora, se sbaglio, devo ripartire da capo. Non ho poi l'effetto allenante dello speed training di poco tempo, alta velocità, alta intensità. Quindi lui cosa farà? Sta giocando, ma appena vede che il volano cade, perché magari sbaglia il tuo compagno a fondo campo, e non deve mai sbagliare, perché in due su un campo non si sbaglia mai, ma soprattutto sbaglia l'altro, cosa fa? Velocemente mettere in gioco l'altro volano, e lo mettere in gioco lontano da quel giocatore grigio, in modo da mettergli pressione, ok? I giocatori bravi, ovviamente, fanno questo esercizio con un solo volano, però capita che cada e allora non interrompete il flusso, il flow dello speed training lanciando subito un altro volano. Quindi anche l'altro giocatore deve essere consapevole che comunque se il volano cade viene rilanciato immediatamente con un secondo volano. È una buona idea che magari sul campo, rimetto il monitor, ricondivido, è una buona idea che magari a supporto del giocatore grigio ci sia magari un altro giocatore, ok, che magari si alterna con lui, che in caso di volani che cadono, perché magari il giocatore a fondo campo ha giocato un colpo molto bello e lui non riesce a prendere, questo entra in campo, ok, entra in campo e va a levare il volano in modo che poi il campo sia sicuro e in modo che il giocatore grigio non lo schiacci con i piedi, ok, che può diventare anche pericoloso per le caviglie, ok? Quindi ecco, vi ho detto anche un'altra cosa di già, che cosa succede? Voi potete essere in quattro in questo campo, due feeder e due giocatori che fanno esercizio, quindi vedete che se
il tempo di lavoro è 8-10 secondi su 6-8 volani più o meno, senza fare sempre il talebani dei tempi. E poi c'è la pausa di 10-15 secondi, vuol dire che questi due giocatori si possono alternare, quindi lui fa l'esercizio, esce immediatamente, inizia l'altro, ok? E il tempo di lavoro sarà più o meno come il tempo della pausa, quindi loro si alternano, ok? Continuamente per 4 ripetizioni, abbiamo deciso di fare 4 ripetizioni. Dopodiché può essere che loro diventano feeder, ok? Gli altri due diventano i giocatori, tra virgolette, che si devono sbattere per portare a termine la missione di non fare cadere il volano. E quindi fanno ripetizione lui, 6-8 volani, esce immediatamente lui, 6-8 volani, esce immediatamente lui. Ok? E in questo modo c'è anche l'assistenza, in caso di volani che cadono, e fai lavorare anche più giocatori. Ok? E questo era l'esercizio, quindi è uno speed training, ok, due contro uno, la posizione è anche questa, abbiamo le posizioni, non è che questo giocatore deve stare qua, perché sennò quest'area non la copre, quindi devono stare più vicini, ok, perché poi questa zona qua è un po' una zona, una terra di nessuno, perché i volani che arrivano qui, può essere che il giocatore nero, perché è distratto, perché è lento, vai a sapere, non li prenda, ok? Però se il giocatore è grigio e qui a fondo campo che staziona perché lui copre solo il fondo campo, questi volani cadono, no. Quest'area anche nei doppi, poi più avanti le vedremo i doppi, quest'area è l'area di competenza, ok? La sottolineo bene, ok? Quest'area qua è di competenza sia di questo, ok? Deve essere quell'area che deve essere coperta. Quindi cosa succede? Che anche nei doppi, se vogliamo dire qualcosa nei doppi, quando questo giocatore nero si muove, quando questo giocatore nero si muove, questo qui deve un po' coprirlo come un'ombra, perché in caso di volani lasciati passare dal giocatore nero, il giocatore grigio è lì pronto a prenderlo. Quindi ecco, a me fa, lo dico spesso nei corsi, mi fa ridere, perché spesso quando si vedono giocare dei doppi, giocatori che conoscono poco il meccanismo dei doppi, che a mio avviso è molto più semplice del singolo, il doppio, sì, i due giocatori lo sanno giocare, ovviamente. Vedi un po' questo, no? Immaginate che io sono un giocatore, per virgolette, a fondo campo e ho il mio partner davanti a me, ok? Quindi immaginate che qui c'è il mio partner, dove c'è questa racchetta, ecco. Si vede spesso nei doppi questo, no? E il giocatore a fondo campo, che magari è fuori dal gioco in quel momento perché il gioco si sta sviluppando con il suo partner a rete, e lui fa così. Così proprio, no? Guarda il volano, no? Tu, anche se non stai giocando, devi essere comunque di ombra al tuo compagno, perché il volano può scappare, ok? Poi quando vedremo il doppio lo vedremo, perché appunto distanti di vomito fino al 2024, poi magari mi finiranno anche i contenuti prima o poi, no, non penso. E vedremo le rotazioni nel doppio, e ripeto, il doppio a mio avviso è più semplice del singolo, perché se lo sanno giocare ci sono delle posizioni da rispettare, il singolo è molto più difficile perché sei da solo in campo, il campo da coprire da solo è grosso, perché si gioca al volo, ok? E poi devi coprirlo, devi muoverti velocemente, mentre quando sei in doppio, che sia un doppio misto in questo caso, o che sia un doppio femminile o un doppio maschile, ci sono delle posizioni da rispettare in difesa, ok? Oppure in attacco, ok? Oppure in attacco. Quindi se i due giocatori sanno in base a come si sviluppa il gioco, dove ci si mette in posizione in difesa, il doppio è molto molto più semplice, ok? Forse c'è una domanda che non ho visto. Allora, rispondo a Rocco Ciccarone. Ciao Rocco della Puglia. Fabio, ho provato a fare in palestra con i miei atleti, si sono divertiti un sacco e sono usciti dal campo super sudati. L'ho fatto anche con una ragazza in carrozzina. Come potrei adattarlo, visto che il mio obiettivo è velocizzare gli spostamenti in carrozzina e coprire bene il campo di gioco? In carrozzina ci sono, Rocco, dei movimenti specifici da fare. Ovviamente chi gioca in carrozzina badminton, i piedi, le gambe sono sostituite dalle mani, ok, e dalle braccia, ok?
Quindi ci sono anche delle spinte da fare in carrozzina che vanno imparate o che vanno insegnate, e, un po' come la tecnica di movimento di passi di un uomo dotato che gioca in piedi. Quindi insegnare come si dà le spinte e come anche si va a frenare utilizzando il busto. Quindi bisogna insegnare quello, e su quello è molto più bravo di me Enrico Galeani, che è l'allenatore del parabadminton. Faremo anche qualcosa sul parabadminton, assolutamente. Quindi quando gli insegni le spinte, assolutamente puoi farlo. Ma comunque, ecco, quello che puoi fare già con un paratleta è quella di farla muovere velocemente sulle lungolinea e sulle diagonali, ok? Anche se poi sulla carrozzina giocano a metà campo, però poi capita che in doppio possono fare anche le diagonali. Quindi avere la velocità di sapersi muovere dal fondo campo a vicino alla rete, di frenare e di ripartire. Ok, vi faccio vedere l'ultimo esercizio, che è molto simile a quello di prima. Allora, riprendo il mio campetto, eccolo qua. Perfetto, allora, è una variazione di quello di prima. Ok, allora cancelliamo un pochettino il campo, eccolo qui. Stasera forse finisco prima del tempo, della prima volta, così magari mi fate anche qualche domanda. Allora, abbiamo sempre i nostri due giocatori 2 contro 1, quindi giocatore arancione, tra virgolette, alla rete, il giocatore azzurro, tra virgolette, a fondo campo. E abbiamo il nostro giocatore solo qua. Quindi l'esercizio è esattamente come prima, 2 contro 1, stesso tempo, stesso volano, stessi scopi. Ma qual è la differenza? Che il giocatore da solo, vi ricordate che prima doveva giocare obbligatoriamente, ok, un colpo lungo e un colpo corto, un colpo lungo e un colpo corto, ok? Un colpo lungo e un colpo corto. È uguale, ma questi colpi lunghi, colpi corti, da parte del giocatore solo devono essere sempre incrociati. Questo è molto difficile, perché incrociando, ok, ci si apre il campo, come credo di aver già detto qualche volta, forse nei primi episodi di questa prima stagione. Cosa succede? Immaginate questa azione qua, ok? Immaginate che il giocatore azzurro ha lanciato un volano qui, ha fatto un clear a fondo campo, un clear bello fendente, ok? Il giocatore grigio è a fondo campo sotto pressione, quindi immaginate che il giocatore grigio è nell'angolo a fondo campo, non così che c'è più alto, ma nell'angolo a fondo campo così, ok? Che va a recuperare il volano sotto pressione. Ecco, immaginate che poi quello che fanno spesso i giocatori in partita è il giocatore grigio, ok, che deve giocare incrociato, perché l'esercizio così lo obbliga a giocare incrociato, quindi, e deve giocare incrociato corto, perché prima ha giocato su questo qua, deve giocare un colpo lungo, un colpo corto, ma sempre incrociando, quindi gioca qua. Cosa succede? Che questo qui, per fargli fare più strada possibile, gli giocherà qua, vicino alla rete. Quindi vedete che incrociando ci si apre spesso e volentieri il campo. Immaginate sempre l'azione che va avanti, ok? Quindi lui andrà a recuperare questo volano e dovrà giocare di nuovo incrociato, ok? Incrociato. Allora gioca incrociato, ok? E deve giocare a fondo campo, quindi giocherà là. Lui può rispondere come vuole, assolutamente, è come prima, non hanno limiti i due feeder. Però vedete che rispondendo di nuovo incrociato, guardate quanto campo ha aperto, ok? Quindi ecco, con questa variazione, giocando un colpo lungo, un colpo corto, ma sempre incrociato, si mette ancora più nei guai questo giocatore. È ovvio che è una soluzione forzata, perché in partita non devi giocare così tanto incrociato, però io adesso qua devo pensare che devo allenare lo speed training, quindi la massima velocità in campo, e quindi costringo il giocatore a ribattere, il giocatore grigio, un colpo lungo, un colpo corto, sempre incrociando, in modo da dare la chance, l'opportunità agli altri due di metterlo in difficoltà e quindi di obbligarlo a correre il più velocemente possibile, perché l'obiettivo è quello lì, ok? Come ho detto poi anche l'altra volta, è importante che il
i giocatori. E qui vi assicuro, comunque ci va un po' di tempo, cioè questo esercizio va provato un bel po' di volte, un po' di sessioni, ci va un po' di tempo perché loro intendano che cosa vuol dire giocare veloce, ok? Perché troverete poi il giocatore che le prime volte giocherà veloce impossibile, cioè che, ad esempio questo qua, che sarà tutto stra velocissimo. Non va bene perché l'altro non prende un volano, ok? Se non prende un volano poi si scoraggia e non si muove neanche più. Oppure quelli che il veloce è troppo lento, ok? Va fatto un pochettino di pratica utilizzando bene i colpi e diciamo un po' di tecnica e sapendo utilizzare bene le traiettorie del volano, ok? Che quindi, come ho fatto vedere prima, dovranno essere delle traiettorie. E sempre abbastanza veloci, ma mai rischiando l'impossibile, ok? Quindi, perché se il drop mi passa sempre vicino alla rete, poi dire che sbaglio. Deve essere un colpo veloce, ok? È così, è veloce, ma che sia sicuro che passi il clear anche se faccio un clear da fondocampo veramente molto teso, ok? A parte che rischio di sbagliarlo, ma rischio che l'altro me lo intercetti subito. Devo fare un clear che non sia né così alto. Ma il teso all'altezza giusta. Il teso all'altezza giusta, non so se l'ho già detto, se l'ho già detto, ditemelo. Bene, vi dico qual è il clear all'altezza giusta, il clear o il lift. Qual è il colpo all'altezza giusta? Il colpo all'altezza giusta che mette pressione all'avversario è quel volano che passa in questo spazio. Allora, se voi immaginate, no? Io immaginate che sono in piedi, ok, e sono un giocatore che con la racchetta lunga, non corta in questo caso, arrivo fino a quell'altezza lì, ok? Quindi immaginate che io arrivo fino a quell'altezza lì. Allora, qua succede un'indicazione che potete dare ai vostri giocatori. Entra in campo, studia il giocatore. Allora, sai che Fabio è alto 1,77 m, ok? Che col braccio alzato e con la racchetta alzata al massimo, ok? Arriva, prendo quella corta, arriva a coprire con la racchetta 2 metri e 40, ok? Dico il numero a caso. Ecco, lo spazio ideale per far passare un volano e in modo che l'avversario non lo intercetti in modo facile, quindi facendo un piccolo salto, ma neanche arrivi a prenderlo muovendosi molto lentamente perché la traiettoria avversaria è molto alta e molto agevole, lo spazio è questo qua. Immaginate, questa è la racchetta. Se voi giocate qui, ovviamente io ve lo prendo, se giocate qui con un saltino io ve lo prendo, se invece mi andate a giocare lassù, su, 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 su in alto, io ve lo prendo comunque perché lo vedo, mi muovo lentamente, lo spazio giusto è questo. Da qui più o meno, non guardiamo i centimetri, da qua a 40 centimetri è una zona intercettabile. Da 40 centimetri, 80 centimetri, ecco, quello è lo spazio giusto per far passare il volano. Sopra è troppo lento. Ecco, quindi cosa si può dire ai giocatori in campo? Studia l'altezza, prendi dei punti di riferimento in palestra, perché quando giochiamo nelle palestre italiane, sono abbastanza brutte, e ci sono i tubi di riscaldamento, c'è la reazione, c'è lo sponsor, c'è la macchia, c'è la luce. Ecco, tu in base all'altezza del tuo avversario prendi un punto di riferimento e sai che quando vai a giocare dei lift, ok, quindi dei colpi che il volano si alza, o dei clear, se vuoi fare dei lift, dei clear performanti, fai sì che il volano passi in quello spazio aereo, ok? Che diventa uno spazio aereo dove il giocatore lo tagli fuori dal campo e spesso e volentieri, se io ricevo appunto un lift in questo spazio aereo o un clear in quello spazio aereo, spesso e volentieri mi metterai poi in fondo campo così, sotto pressione, faccio vedere sul rovescio, sotto pressione. Allora, io in questa situazione a fondo campo, ok, posso giocare teso, ok, posso alzare, ma di certo non posso schiacciare, perché il volano è già sotto il livello della rete, ok? E ecco, come indicazione potete dare quella ai vostri giocatori, questo spazio ideale per far passare il volano. Ok, io incredibilmente alle 21:48 ho finito. Quindi, se avete domande su quello che abbiamo fatto stasera, ma ripeto, le domande in questo spazio sono veramente libere, quindi su qualsiasi altro argomento chiedetemi pure, che sia doppio, che sia misto, che sia tecnica, tattica, quello volete, potete pure farmi delle domande utilizzando la manina,
così io vi do la voce, oppure se siete timidi usate il logo lì sotto, domande e risposte, e me la scrivete, ok? Adesso in chat stavo guardando se mi sono perso qualcosa, no, non mi sembra, ok? Stasera siamo 115, e mi sembra che non ho perso niente. Se non ci sono domande, finiamo anche un pochettino prima. E Patrizia mi dice, Patrizia Cataldo, ciao, da che età posso iniziare queste ripetizioni e serie, ma anche da piccolini? Però Patrizia, stringi il campo, ok? Perché comunque se li fai muovere su un campo troppo grosso per loro, non ce la fanno, ok? Poi rischiano non di farsi male, perché se ci fate caso, quando sono piccoli non si fanno mai male. Avete mai visto un bambino piccolo che si rompe il crociato, il menisco? Mai. Iniziano a romperlo poi dopo la pubertà. E magari glielo fai fare su metà campo, oppure gli levi il fondo campo, scusami, eccomi, gli levi il fondo campo e la parte frontale del campo. E puoi farlo magari all'inizio un po' come abbiamo fatto l'altra volta, con le mani, lanciandolo con le mani il volano va benissimo, perché questi qua devi già avere due giocatorini che sanno buttare il volano di là. Però, ripeto, anche quando sono piccoli e non colpiscono tanto bene, però intanto entrano nel meccanismo dell'esercizio, quindi si possono fare assolutamente, un pochettino con un po' di variazioni. Maria Rosaria Giancalone, spostamenti base nel doppio. Allora, poi sul doppio, Maria Rosaria, facciamo a posizione di base. Ok, sul doppio facciamo poi ovviamente tutto una stagione di stanti di badminton, ma possiamo farne, hai voglia, con una stagione, 2, 3, 4, 5. Però, premessa, se hai due giocatori che non sanno giocare il doppio, ok, io sinceramente preferisco che giochino così, appaiati, uno vicino all'altro, piuttosto che così, uno davanti all'altro. Perché? Perché intanto diventa pericoloso, perché questa volta dà la raccattata sulla testa questo, ma perché poi capita spesso e volentieri, e non è bello per chi sta vicino alla rete, che questo venga escluso, cioè che non tocca quasi mai i volani, ok? Invece così il campo è coperto meglio e c'è più gioco sia del giocatore di destra, del lato di destra, del giocatore di sinistra, ok? Quindi questa è una piccola, un piccolo incipit iniziale. Poi, cosa succede, Maria? Poi oggi lo faccio molto sintetico, perché poi devi farvi degli esercizi per arrivare a gestire queste rotazioni. Cosa succede? Che se dall'altra parte c'è una coppia in attacco, la coppia in attacco viene definita quando i giocatori sono uno davanti all'altro, ok? Quando c'è una coppia in attacco, e quindi perché ha ricevuto un volano alto, e quindi che può attaccarlo, la coppia dall'altra parte si deve posizionare in difesa, quindi appaiato, ok? Succede poi che questa coppia riesce a difendere bene, immaginiamo difendere bene, e questi rialzano e le sorti si girano, questa coppia va in attacco e questa va in difesa. Quindi diciamo che le posizioni di base sono uno davanti all'altro, appaiati. Appaiati se ti trovi in difesa, quindi vuol dire che hai alzato il volano, quindi è semplice se ci pensate. Se tu e la tua compagna sapete che ogni volta che qualcuno alza il volano, quindi immaginiamo sono così in attacco, ma ogni volta che qualcuno alza il volano, questa a fondo campo, e invece di giocare giù, gioca alto, ecco, lei che lo vede deve andare in difesa. La stessa cosa per quella rete, no? Alza da qui, invece di giocare corto, alza un volano, quindi dà la chance agli altri di attaccare, la coppia va in difesa, ok? Te l'ho detto molto, molto, molto sintetico, però ripeto, poi facciamo una bella stagione. Poi ricordatevi comunque che questi sono corsi online, ma quando facciamo i corsi in presenza vengono proprio sviluppati bene gli esercizi, li sperimentate anche voi, e quindi con il buon vecchio ISEF è molto più facile capire quando si pratica, e io sono non un pratico di più. Ok, Graziella, conviene richiedere l'attestato per questa prima parte del corso, poi chiedere un altro a fine giugno? Chiedi Eliana, se pensi che segui fino a fine giugno, dai, no, chiedine uno magari fino a fine giugno, così te ne fa uno cumulativo. Poi vi ho già detto che luglio-agosto ci fermiamo un pochettino, e poi riprendiamo a fine agosto-settembre. Rocco, di nuovo, ho due ragazzi di livello tecnico diverso, uno più esperto a livello maggiore e un neofita. È sbagliato aumentare il campo sul doppio alla È sbagliato aumentare il campo sul doppio all'aspetto e diminuire metà campo al neofita. No, va benissimo.
Soprattutto al neofita fallo più piccolo. L'altro, sì, se è estremamente bravo e vuoi dargli un gas e farlo muovere di più, anche io delle volte gli aprivo anche i corridoi, ma più che altro aiutare chi è il neofita, assolutamente, assolutamente sì. Il campo, vi ricordate che le primissime lezioni degli istanti di badminton, l'abbiamo detto, la cosa bella del campo da badminton è una scacchiera, ok? Quindi possiamo stringerlo come vogliamo. Senza la parte avanti, scusate, la parte dietro, senza la parte avanti, ok? Solo su metà campo e vado a giocare solamente in quadratini, rettangolini, quindi adattate sempre. Racchetta più corta, che è molto più semplice per un principiante, perché a zero la coordinazione oculo manuale, racchetta stratenuta corta, ok? Tipo modello tennis tavolo, è tutto molto più semplice. Mauro, ah, vedi, devo finire 10 minuti prima, ho capito, perché se finisco prima le domande giustamente me lo fate, invece quando finisco alle 10 le domande non me le fate mai, perché è troppo tardi, avete ragione. Mauro, una volta somministrato lo stimolo volto all'allenamento della velocità, mediamente, dopo quante settimane si possono ottenere i risultati? Allora, calcola, Mauro, che solitamente io l'ho sempre fatto 2 o 3 settimane prima del torneo, quindi ecco, 2 o 3 settimane prima del torneo, la terza settimana inizi già a fare 1 o 2 sessioni di multitraining, di speed training, la seconda settimana magari 3 o 4, l'ultima settimana la faccio anche ogni sessione all'inizio dell'allenamento, in modo che lo speed training venga fatto quando dopo un bel riscaldamento si è riposato. Mai fare lo speed training dopo 2 ore di allenamento perché non ha senso, hai già accumulato della fatica, soprattutto della fatica neuromuscolare, e non ha senso affaticarli perché è proprio lì, in quel momento lì, che quando tu a fine allenamento gli metti una cosa dove si richiede velocità, che si fanno male, è proprio quel momento lì. Quindi lo speed training sempre all'inizio, ok? Allora, dicevo, non ci sono più domande finora, ecco, vi faccio vedere ancora questo, che sono un'informazione. Ok, ecco, vi ricordo che se già volete registrarvi, ok, se volete registrarvi, se voi andate sul sito federale, eccolo qua, ok, sito federale, andate su corsi di formazione, cliccate qui che il prossimo è 9 aprile, vedete, cliccate, ok, ma lo facciamo assieme, iscriviti. Parte il forum di iscrizione che vi chiederà le informazioni che vi ho chiesto l'altra volta. Poi vi arriverà una mail con il link con il quale conservatelo, accederete sempre da qua fino a giugno. Vi chiedo se avete qualcuno interessato, visto che c'è questa iniziativa della Federazione Italiana Badminton. Cos'è che mi dispiace? Che vedo pochissimi, pochissimi giocatori. Questo è un male, è un male. Vedo ci sono dei tecnici qui, ditelo anche ai vostri giocatori, ai vostri compagni, perché comunque anche compagni di doppio, compagni master, chiunque, perché se siete più consapevoli di come si può sviluppare il badminton, diventate più bravi senza dover essere sempre imbeccati dall'allenatore, perché comunque è uno sport individuale, in campo sei da solo, te la devi sbrogliare tu. Spesso e volentieri ci sono tanti club in Italia che non hanno l'allenatore. Allora, se tu come giocatore diventi un pochettino più consapevole e responsabile di come anche ti puoi autoallenare, voglio dire, non è la migliore soluzione perché è sempre meglio avere un allenatore che ti vede da fuori, però è un motivo per evolvere. Ecco, quindi chiedete anche ai vostri giocatori di partecipare perché ne va dell'aumento delle loro prestazioni, della loro conoscenza. Graziella, mi sono appena registrata, saremo insieme ancora per diversi venerdì. Grande Graziella, da Messina. E allora, io direi che vi ho fatto vedere tutto. Ecco, l'ultima cosa ancora che vi faccio vedere è questa qua, che ve la metto anche in chat. Allora. No, adesso non riesco a farlo, però ve lo faccio vedere, che è questa qui, ve lo faccio vedere, faccio prima. Ecco, se voi andate sempre sul sito. Ok, condivido, eh. Se andate sempre sul sito, ok? E a parte quando non trovate qualcosa, utilizzate la lente, mettete primo livello, secondo livello, utilizzate la lente, ma l'iscrizione ai corsi, ricordatevi che è sempre qua, ok? E
qui in federazione c'è scritto circolari, come a scuola, le circolari 2021, ad esempio la circolare 5, che è questa qua, ok? Circolare 5, l'apro, quella che vi ho fatto vedere l'altra volta, l'indizione del corso di primo e di secondo livello, ok? E, ovviamente questi sono dei costi, però sono fatti anche sul campo, e il costo di un intero corso è 250 euro. Ad esempio, il corso di primo livello, lo dico per i docenti, potete pagare 150 euro con la carta del docente, quindi vi rimangono solo 100 euro da pagare, tra virgolette, di tasca vostra. Sono corsi riconosciuti dal MIUR, valgono per l'aggiornamento dei docenti a scuola, valgono per i crediti anche a livello federale, ed ecco, comunque fare un corso di primo livello vi dà già una conoscenza di badminton, diciamo, di base interessante. Ovviamente fare un corso dal vivo è tutto diverso che farlo così sul campo, perché metti in pratica tu stesso quello che viene spiegato nei contenuti. E ci sono anche le tappe di secondo livello, ok? Quindi se volete andate sul sito. E chiedo ancora una cosa, visto che qua ci sono anche presidenti di club, allenatori di club, se avete dei giocatori interessati, laureandi, laureati in scienze motorie interessati, fateglielo fare, perché il prossimo anno partirà un progetto Shuttle Time, che se voi nel vostro club avete dei tecnici, potete farli lavorare per voi nelle scuole pagate dalla federazione, quindi ecco, per anche un livello federale sprechi due soldini, che sono pochissimi rispetto ad altre federazioni, diciamo la verità, però poi sono soldi che ti ritornano indietro se lavori nei progetti della federazione. Siccome il prossimo anno ci sono dei progetti che si sviluppano su tutto l'anno scolastico, e io che sono tecnico non è che posso andare in tutte le scuole, perché poi si accavallano gli impegni e poi hai un altro lavoro, una famiglia, vi dicendo, se avete una schiera di tecnici pronti a fare quello, sono soldini che si portano a casa loro, e per voi nel club c'è la possibilità di rimpolpare, quindi fare promozione, rimpolpare gli iscritti il vostro club, perché andando proprio alla scuola, se viene proposto in un certo modo il badminton, poi ti si iscrive anche nel club, quindi un po' una catena. Ci sono delle domande? Rocco sempre. Ultima curiosità, sul piano atletico, sto lavorando con esercizi con feeder che lancia volane vicino alla rete, e giocatore che parte da fondo campo con un elastico, lavorando anche sul piano muscolare, forza, ogni colpo torna indietro e comincia l'azione. Sì, si può assolutamente fare. Guarda, devo avere anche qualche video nell'hard disk, se lo trovo, mi ricordo, la prossima volta te lo faccio vedere, lo facciamo anche in nazionale. Sì, va benissimo. Adriana, ciao Fabio, possono partecipare a questo corso gli atleti anche se sono minorenni? Allora, questo qui che stiamo facendo può partecipare tutti, anche un bebè. Ma anche i corsi di primo livello, la qualifica poi gli viene riconosciuta quando compiono i 18 anni, ok? Però possono partecipare, ok? Sono troppo piccoli, no, ovviamente, perché sarebbe anche pesante da seguire, però un ragazzino già che è molto appassionato e ha 15, 16, 17 anni, assolutamente sì. Ok, Olivo Filippi, ciao Olivo, scusa, non riesco a trovare l'area per iscriversi alla prossima stagione, te la faccio vedere. Ok, allora questo è il sito, vai nell'home page, ok, un attimo che si carica, questo è il sito, quindi poi vai giù, basta leggere il menu, troverai il menu corsi di formazione, ok, eccolo qua, incontro online distante di Bamito, vedete che ci sono invece già anche iscrizioni ai corsi che ho detto poc'anzi, primo livello, andando avanti ci sarà anche quella di secondo livello, eccola qua, l'ho saltata, secondo livello. A te interessa questo qui, distanti di Bamito, in questo momento, ecco, vai qui, clicchi dentro, iscriviti, metti i tuoi dati e dei Jason Fede. Ok, e direi che ho risposto a tutti. Va bene, io ho finito. Per chi vuole, sapete che c'è sempre lo spin-off o comunque tutto ciò che è il dopo festival, dopo la stagione di Istanti di Bamito, quindi dopo le puntate ci sono tutte anche il background, il back-off, lo spin-off, non so come si dice in inglese, e quindi possiamo parlare di Bamito ma anche di altro, quindi vuole rimanere anche dopo le 10, io mi fermo ancora un po'. Vi saluto, grazie a tutti, vi auguro una buonissima Pasqua, passatela in famiglia come tutti, è una Pasqua santa, serena, e noi ci vediamo il 9 aprile, se ci fate pubblicità e magari questi link che voi usate per iscrivervi li mandate nelle vostre chat dei vostri docenti, mandateli ai vostri atleti, è un buon modo, a parte per stare vicino, ma per elevare il livello del badminton italiano,
e in genere quello del badminton, che è un bellissimo sport. Ciao a tutti e buona serata.